Oso dire che il libro parla di me, di te, di ognuno, della vita in genere e non solo della vita spirituale, perché sono convinto che la vita spirituale deve far parte della vita reale. Ho scelto alcuni momenti e movimenti salienti della vita e ho provato a condensare delle indicazioni di saggezza per vivere questi momenti con arte. Tra questi momenti c'è l'arte di custodire, ovvero di saper assaporare e serbare le lezioni della vita. L'arte di cadere, perché si può cadere in maniera rovinosa, disgraziata, oppure si può cadere anche con grazia e rialzarsi con la grazia e star meglio di prima, avere una saggezza che prima non si aveva. L'arte di cercare, l'arte di riconoscere, l'arte di discernere. Quindi a ritmo di arte ho cercato di guardare ad alcuni momenti preziosi della vita, ad esempio l'arte di discernere per saper discernere ciò che è veramente prezioso da ciò che è un ingannevole luccichio. Gli 8 capitoli sono intercalati di parabole per evitare un tono esortativo, da predicozzo, perché ognuno possa essere raggiunto nel proprio immaginario, nel proprio vissuto, nel proprio adesso e da lì fare una rilettura della propria vita e prendere le proprie scelte.